La prima interpellanza è la numero 2.243 dei deputati Nesce ed altri concernente iniziative per la salvaguardia delle graduatorie dei concorsi di polizia con particolare riferimento ai concorsi di vice sovrintendente. Chiedo alla deputata Nesci se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire solo in sede di replica. Mi pare di capire che intende illustrarla. Prego, onorevole Nesci. Sì, grazie Presidente, intendo illustrarla. Al 31 dicembre 2012 si è registrato un vuoto di organico nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Secondo i dati ufficiali, questo vuoto è di 7.597 unità, a fronte di una pianta organica che ne prevede 20.000. L'accesso al suddetto ruolo è possibile solo dall'interno, mediante concorsi per titoli ed esami. Attualmente sono circa 2.000 gli idonei, frutto delle precedenti procedure concorsuali, inseriti in graduatorie ancora valide ed efficaci. Il 6 febbraio 2012 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha bandito un concorso per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, per la copertura di soli 136 posti, poi ampliati a 336. Il concorso ha prodotto ulteriori 7.828 idonei. Ad oggi, poi, vi è la disponibilità di 9.909 idonei non ammessi. Il decreto legge numero 227 del 2012, poi convertito con modificazioni, autorizza il Ministero dell'Interno per l'anno 2013 ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha deciso di procedere alla copertura dei posti attraverso altre due complesse, lunghe ed onerose procedure concorsuali straordinarie. Si stima che il loro costo complessivo sia circa di 24 milioni di euro. Tali procedure appaiono andare in altra direzione rispetto al succitato decreto. Infatti, esso prevede espressamente che le procedure semplificate debbano avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Contrariamente ai principi del decreto, che richiede tempi certi, fissando il termine entro il 2013, le complesse procedure dei due futuri maxi concorsi straordinari richiederebbero un enorme lavoro di classificazione dei titoli di servizio, un lavoro su circa 50.000 potenziali partecipanti, aggiornato anno per anno, dal 2004 al 2012. In totale ci sarebbero circa 450.000 posizioni da esaminare, per cui l'operazione potrebbe terminare, nella migliore delle ipotesi, non prima di 5 anni. Le problematiche riscontrate nella gestione dei due analoghi concorsi precedenti hanno evidenziato difficoltà organizzative e procedurali, intanto per la mancata informatizzazione. In particolare, secondo il Comitato Tutti Sovrintendenti, che con obiettiva contezza sta divulgando i termini della questione, sono serviti 7 mesi per valutare i titoli di 1.400 persone in merito ai due precedenti concorsi. Questo è un fatto. Significa che la procedura prevista per l'avvenire si annuncia molto complessa, difficilmente sostenibile e non priva di imprevisti che, all'atto pratico, potrebbero renderla ben più onerosa. Inoltre, i due maxi concorsi straordinari all'orizzonte non appaiono in grado di raggiungere l'obiettivo di garantire la funzionalità della Polizia di Stato, disponendo al più presto di ufficiali di polizia giudiziaria. Figure queste che garantiscono servizi essenziali per i cittadini, lo sappiamo, per esempio la ricezione di denunce, i sopralluoghi di furto, le notizie di reato ed altro. Il dispendio di risorse qui tratteggiato si andrebbe a concretizzare proprio nel momento in cui il legislatore, perseguendo un disegno di drastico contenimento della spesa pubblica, iniziata già con il decreto legge numero 78 del 2010 e continuata poi con le manovre estive del 2011, ha varato la legge di stabilità del 2012, proclamando il blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010-2012, poi la sospensione degli automatismi stipendiali e la cristallizzazione dei trattamenti retributivi fino al 2014 compreso. A questo aggiungiamo poi una rilevante sequenza di decreti, il numero 98, numero 138 e 201 del 2011, tra cui, tra l'altro, è stato disposto il blocco del turnover, cui anche l'amministrazione della Polizia di Stato è stata assoggettata.
I citati maxi concorsi straordinari richiedono, per diventare esecutivi, la necessaria approvazione di un decreto del Ministero dell'Interno, il che deve perentoriamente avvenire entro l'anno 2013. Ciò vuol dire che il provvedimento verrà a breve sottoposto alla sua firma, con uno schema che nel luglio scorso è stato pesantemente contestato dal Consiglio di Stato. Al riguardo, il Consiglio di Stato lo ha descritto come un meccanismo di rilevante complessità organizzativa destinato a determinare una dilatazione dei tempi e delle procedure. Ciò in antitesi con il citato decreto numero 227 del 2012 del governo Monti, poi convertito con modificazioni, che invece autorizza il Ministero dell'Interno ad attivare una semplificazione delle procedure. Il Consiglio di Stato ha invitato l'amministrazione a fornire tutta una serie di chiarimenti, date le varie omissioni rilevate, alcune finanche curiose, come la mancata considerazione del possesso della conoscenza di lingue straniere in relazione a finalità anche investigative all'estero. Oltretutto, il Consiglio di Stato ha poi chiesto al Ministero di tener conto se dagli esiti attuativi dell'intervento in corso possa derivare un disallineamento rispetto alle altre forze di polizia. Semplificazione e risparmio sono oggi i due concetti chiave della pubblica amministrazione. Il Ministero dell'Interno si sta muovendo sul punto in una direzione tutta sua, se valutiamo i fatti e se leggiamo le forti obiezioni di diritto del Consiglio di Stato. Da qui, allora, la richiesta di sapere dal Ministro dell'Interno se, anche alla luce della crisi in atto, non sia più opportuno, nonché giuridicamente più pertinente, prevedere un'altra misura di carattere straordinario semplificata per la copertura dei posti vacanti. Al momento la soluzione più realistica, la più rapida, la più semplice e soprattutto la più economica appare lo scorrimento delle graduatorie, che è perfettamente in linea con il dettato costituzionale, fedelmente corrispondente al principio di economicità e speditezza della pubblica amministrazione. Lo scorrimento delle graduatorie, anche in virtù del decreto legge specificato, che oggi permette di attivare procedure straordinarie semplificate, consentirebbe di azzerare da subito e in maniera rapida, in un anno solare circa, l'intero vuoto di organico. Così risparmierebbero, insomma, ingenti e preziose risorse pubbliche, garantendo al contempo l'efficienza dei servizi istituzionali. Grazie. Grazie onorevole Nesci. Il viceministro dell'Interno Bubbico ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, signor Presidente. Con l'interpellanza urgente all'ordine del giorno, l'onorevole Nesci ed altri, nel porre all'attenzione del Governo la questione relativa al regolamento per l'accesso alla qualifica iniziale dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato, chiedono che l'amministrazione ricorra, ai fini dell'attribuzione di tale qualifica, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedentemente svolti. Come ricordato dall'onorevole interpellante, il Consiglio di Stato ha formulato alcune osservazioni in merito allo schema di decreto recante la modifica del suddetto regolamento. Tale schema è stato predisposto sulla base del decreto legge 227 del 2012, che autorizza in deroga l'attivazione di procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente. L'iniziativa normativa intende realizzare un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario che prevede invece l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne, per titoli e per titoli ed esame scritto. Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012 assicura la riserva dei posti disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva. In tal modo si intende sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti, che si attesta ormai su quasi 8.000 unità
entro un arco temporale e con oneri a carico dell'amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004-2012. Proprio al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità di svolgimento della procedura concorsuale, è stato inoltre previsto che i posti disponibili per gli assistenti capo siano riservati a quanti, al 31 dicembre 2012, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati. Sul piano organizzativo, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione online delle domande di partecipazione al concorso, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli in possesso dei candidati. Aggiungo inoltre che, nella consapevolezza dell'importanza di assicurare un'adeguata preparazione al personale, verranno approntati specifici moduli formativi di lingua inglese, moduli formativi di informatica e telematica nell'ambito del corso di formazione professionale online destinato ai vincitori di concorso. Il ricorso alla procedura concorsuale straordinaria mira anche a colmare la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e quindi a sanare l'attuale disallineamento della Polizia di Stato rispetto alle altre forze di polizia. La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo, che impone lo svolgimento annuale dei concorsi interni in modo tale da assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. È importante evidenziare che la disposizione derogatoria del predetto Decreto Legge 227 del 2012, da un lato autorizza l'introduzione di procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, dall'altro invece nulla dispone in merito alla possibilità di derogare al principio dell'annualità dei concorsi. Va anche ricordato che proprio in tema di ricorso alle graduatorie pubbliche si è di recente espressa l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, statuendo che la regola generale dello scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedure al reclutamento mediante concorsi risulta pienamente giustificabile. In tale contesto si collocano proprio le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipici di determinati settori del pubblico impiego. Peraltro, il Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorso attualmente in fase di conversione, non trova applicazione nei confronti del personale della pubblica sicurezza, in virtù della specificità della normativa di riferimento. Anche per quanto riguarda la validità delle graduatorie, bisogna tenere presente la specialità della norma contenuta nell'articolo 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 numero 335 relativa alla obbligatorietà dell'annualità delle procedure concorsuali. In tale contesto dunque l'opzione dello scorrimento delle graduatorie provocherebbe un grave vulnus alle legittime aspettative di progressione in carriera
del personale della Polizia di Stato che abbia maturato i requisiti di anzianità o di qualifica prescritti. In conclusione, voglio informare che il Ministero dell'Interno, sulla base dei rilievi sollevati sul piano formale dal Consiglio di Stato, ha provveduto a modificare lo schema di decreto mediante la modifica al regolamento sulle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vice sovrintendenti. Lo schema, dunque, verrà riproposto unitamente alle sopra esposte considerazioni alle valutazioni dello stesso Consiglio di Stato, che potrà determinarsi anche sulla specialità delle procedure di assunzione previste per le forze di polizia alla luce della normativa introdotta dal citato decreto legge 101 del 31 agosto 2013. Grazie Vice Ministro Bubbico. La deputata Nesci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta della risposta. Signor rappresentante del Governo, se si vuol produrre e vendere fumo, noi non siamo qui per comprarlo. Né a prezzo pieno né a buon mercato. Il Consiglio di Stato ha chiaramente bocciato nel diritto e nella sostanza la semplificazione adottata con i nuovi concorsi. Gli antichi dicevano che le cose ripetute giovano, anche se la storia di questi palazzi ci insegna che il potere va avanti come vuole, pensando di poterlo fare senza limiti. Ricapitoliamo. Con fonte primaria, il governo Monti, sostenuto dalla stessa maggioranza odierna, concesse al Ministero dell'Interno di adottare procedure concorsuali semplificate per risolvere le carenze di organico dei sovrintendenti della polizia. Parliamo di migliaia di posti vacanti, che potrebbero essere dati a migliaia di donne in attesa. La legge lo consente. E voi che cosa fate? State lì a bandire nuovi concorsi, a spendere altri milioni, a trovare giustificazioni impossibili. Le procedure individuate dal Ministero necessitano di decreto subordinato, il cui schema ha ricevuto pesanti obiezioni dal Consiglio di Stato, sia perché le procedure individuate complicano le cose, sia per vizi di base, tipo la mancata considerazione della lingua straniera. Qui il Ministro non può dire, come in questo caso il rappresentante del Governo, come altrimenti ha fatto, che non sapeva, deve assumersi fino in fondo le sue responsabilità. Il concorso interno è un concorso pubblico a tutti gli effetti di legge, sicché è soggetto alle stesse norme, alle stesse regole, agli stessi criteri degli altri concorsi pubblici. L'unica differenza è rappresentata dalla durata delle graduatorie. Nel caso specifico, la regola è quella del generale decreto legislativo 165 marzo 2001 che lei ha citato. Tutte le graduatorie dei concorsi pubblici hanno efficacia per un periodo di 3 anni dalla loro pubblicazione. Tutte le amministrazioni, comprese quelle a ordinamento autonomo, sono tenute a conformarsi a questa regola di indirizzo generale. Lo ha detto il Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria numero 14 del 28 luglio 2011. Anche il Tribunale Amministrativo Regionale ha ribadito l'applicabilità di tale regola generale al Ministero dell'Interno, che invece la contestava per giustificare la scelta di indire un nuovo concorso piuttosto che ricorrere alle graduatorie vigenti. Nella sostanza, attenendoci al Consiglio di Stato e al TAR, lo scorrimento delle graduatorie è un istituto di carattere generale, riferito indistintamente a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo. La graduatoria più datata, riguardo ai sovrintendenti, è stata pubblicata il 7 maggio del 2010. La penultima è stata pubblicata il 2 novembre 2011, con scadenza prevista il 2 novembre 2014. L'ultima graduatoria non è ancora stata pubblicata, probabilmente lo sarà entro il 2013. L'efficacia di quest'ultima graduatoria si protrarrà fino al 2017. Stiamo parlando quindi di 3 graduatorie ancora valide che rientrano nei 3 anni di efficacia previsti dalla normativa. Al contrario, la proposta alternativa del Ministero non risulta rispettosa della disciplina di settore. Infatti, le sue modalità andrebbero in concreto a snaturare il noto principio dell'annualità dei concorsi. Inoltre, la stessa proposta non è conforme al già citato decreto legge, poi convertito con modificazioni del governo Monti. Questo per via della complessità delle procedure e dei loro costi di circa 24 milioni di euro. Tale somma, raffrontata ai 9 milioni che occorrerebbero per svolgere i 9 concorsi annuali non espletati, evidenzia il mancato rispetto dell'obbligo che non vi siano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ultimo, le procedure cosiddette straordinarie sono procedure strategiche che derogano a disposizioni vigenti per motivi di opportunità ed economicità. Esse sono misure che, per loro natura, si pongono a vantaggio degli interessi di alcuni a discapito di altri, ugualmente titolari di legittime aspettative. Tuttavia, questi provvedimenti vengono assunti nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione e non nell'interesse dei singoli interessati. Nel caso specifico, non si tratta di agevolare gli idonei piuttosto che altri, ma di correggere con urgenza una grave distorsione dei meccanismi di garanzia che rischia altrimenti di protrarsi a danno del personale coinvolto. Grazie.